Ciao ragazze, allora oggi sono qui per parlarvi di due box giapponesi che ho avuto modo di provare. Non sono box inerenti al make-up o al beauty, assolutamente, ma all'interno potete trovare tutte pucciosorie giapponesi di oggettistica, peluche, anche degli snack giapponesi che io già ho mangiato. Ho conservato la carta perché anche la carta è pucciosa. E inizio subito col mostrarvi cosa ho ricevuto dal sito Blippo, questo sito qui, Blippo Kawaii Shop. Vi lascio giù nell'info box tutte le informazioni per quanto riguarda questi siti qua. Il sito Blippo non mi ha mandato una box, ma mi ha dato un budget da poter spendere, insomma, sul loro sito, e io ho scelto tre prodotti e vi faccio vedere subito cosa ho scelto. Cioè, sono delle robe, raga, davvero troppo troppo carine. In primis io vi devo mostrare questo coso. C'è questo peluscino che io adoro, adoro, adoro. Non so se vi ricordate Sailor Moon, tutti i cartoni giapponesi. Compariva sempre, cioè c'è sempre il polipetto. E quando l'ho visto sul loro sito ho detto lo voglio nella maniera più assoluta. Infatti lo tengo sopra il comodino, è troppo troppo bellino. Cioè, è un portachiavi, vedete? Però è bellissimo. Costa con pochi dollari, tipo 3 dollari e qualcosa, e ho scelto lui. È fatto molto bene, ha gli occhi cuciti, il fiorellino applicato, è davvero bellissimo, molto molto carino. E ho deciso insomma di prendere questo prodottino qua. Poi, sempre da Blippo, ho scelto questo specchio. Vi ricordate lo specchietto che ho messo in palio per voi, della Liol? Praticamente è uguale, è leggermente più piccolino. È fatto, vedete, in questo modo qua, molto molto bambolina. Infatti lo tengo sulla postazione make-up, lo utilizzo spesso quando mi trucco. E è troppo troppo bellino, è stupendo, c'è sia fucsia che rosa che nero. E davvero carinissimo. Quello della Liol, devo dire la verità, era fatto un pochettino meglio, aveva, diciamo, la scritta Liol qui, tutta fatta tipo olografica, però non importa, cioè è carino lo stesso. Lo adoro, veramente lo adoro, è molto molto bellino. E poi ho scelto un set che mi ha incuriosito. Io porto le lenti a contatto e ho sempre difficoltà quando viaggio, oppure quando sto fuori, dipende, che ne so, oppure quando sto per dirvi nei mat ai matrimoni, quando ho problemi insomma per le lenti a contatto. Stavo sempre lì a portarmi il liquido dietro che occupava solo spazio, eccetera, eccetera. Su questo sito ho trovato questo set qui che praticamente porta, come potete vedere, lo specchietto, il contenitore per le lenti a contatto, il contenitore per il liquido delle lenti a contatto, questo robo che non so che cos'è. Cioè, è tipo fatto con una piccola ventosa e secondo me serve per staccare la lente. Infatti ci ho anche provato a farlo, ma non si stacca e quindi niente, lo tengo qui così, giusto per. E poi c'è questa sottospecie di pinzetta che penso che serve per prelevare la lente a contatto all'interno del coso, ma non ho mai usato perché onestamente non è che mi non credo di esserne in grado, cioè io mi trovo con le mani e quindi ho trovato insomma queste cose qui. È un kit molto simpatico, è molto molto resistente da portare in borsa, è molto molto bellino. E l'ho trovato sul sito Blippo per pochi dollari. Vi lascerò comunque giù nell'info box tutti i link inerenti ai vari prodotti. E niente, è molto molto bellino. L'unica cosa è che per il contenitore del liquido vale solo per una applicazione. Non è che ce ne va tantissimo, insomma. Bene, adesso vi mostro cosa mi ha mandato il sito Kawaii Box. Mi ha scritto, vedete, questo sito qui, Kawaii Box. Mi hanno scritto insomma un
Un bigliettino molto kawaii col gattino, vedete, è molto molto bellino, il cuoricino disegnato. Vi faccio vedere dove vi arriverà il tutto. Voglio coprire il mio indirizzo. Questa è la box, come potete vedere c'è il gattino disegnato a mano, carinissimo, l'adesivo Kawaii Box. Come potete vedere potete seguire la vostra spedizione, se non erro la box Kawaii ha un costo di 19 dollari o 18 dollari, non mi ricordo, raga, perdonatemi, vi lascio comunque tutte le info giù nell'info box. E io ho potuto seguire insomma la spedizione, ho dovuto firmare quando mi è arrivato il pacco, non ho pagato nulla per quanto riguarda la dogana, anche se viene insomma dal Giappone questa roba qua. Aspettate che ho conservato anche la carta del coso. E vi mostro cosa mi ha mandato il sito Kawaii. Allora, all'interno ho trovato questa bustina carinissima. Vedete, con tutti questi pupazzini, pure per portarvi, che ne so, il trucco quando state fuori. È bellina, tiene due cernierine, una sopra e una al lato. Molto molto carina, rosa con tutti questi pupazzettini, davvero carinissima. Poi mi ha omaggiato di questo simpatico pupazzino che io ho appeso al mobile, insomma, qui sotto, è tipo un gattino. E anche questi tipi di pupazzini li ho visti nei cartoni animati giapponesi, non lo so, in qualche cartone l'ho visto e sono troppo troppo bellini. E l'ho messo, insomma, l'ho appeso qui al pomello del mobiletto, è troppo troppo bellino. Poi, cosa ho ricevuto? Queste caramelle si chiamano Puccio, cioè già il nome e la confezione è quella che è, raga. Me ne sono ingozzate tutte. Praticamente sono come le nostre fruttella, però all'interno erano riempite con un ripieno di frutta. In questo caso era il grapefruit, non saprei cos'era. Comunque erano buonissime e me le sono mangiate tutte. Troppo troppo bellina anche la confezione. Questa box qui all'interno trovate sempre uno snack giapponese che possono essere caramelle, biscottini, queste robe qua. Poi, sempre per quanto riguarda la Kawaii, ho ricevuto questa penna di Hello Kitty. Bellissima, con questi ciondolini. Non si vede, però è davvero carinissima. Mannaccia. Ecco. Con Hello Kitty e la testa di Hello Kitty così. È fatta tipo stilo, in questo modo, quel pennino sottile. Molto molto bellina. La uso per scrivere gli appunti per il canale. Poi ho ricevuto questi adesivi, robe, insomma, allora, questo bigliettino d'auguri, insomma, molto molto bellino. Poi questi cosini qua, che sono in 3D tipo e portano questi simpatici coniglietti. Queste perline che si possono usare sia per il cellulare che per decorare quello che volete. Infatti li devo ancora usare questi qui. Ho ricevuto due molle fatte con le caramelle. Ovviamente non ci scendo perché sono veramente da bambina, però sono molto kawaii anche queste. Non so come mostrarvele. Comunque sono rosa con dei pois bianchi. Poi ho ricevuto questo simpatico tempera matite sia per i matitoni che per le matite normali e si apre in questo modo, io già lo sto utilizzando per le matite per il trucco, eccetera, eccetera, e si chiude. Molto molto carino. E ho ricevuto questo squishy dolcissimo, raga, stupendo. Infatti non lo voglio mettere vicino alle chiavi perché ho paura che mi si rompe e mi piace troppo. Lo tengo sulla postazione make up.
perché è dolcissimo, troppo troppo bellino. E insomma, ragazze, questo è quello che ho ricevuto dal sito Kawaii Box. Vi faccio vedere anche la loro insomma pubblicità carinissima, cioè davvero curano davvero tutto nei dettagli, sono davvero troppo troppo carine. Se vi piacciono questi oggettistiche qui, vi consiglio di dare un'occhiata sul loro sito. Potete anche ordinare i singoli prodotti, non solo la box. Vendono anche gli snack giapponesi che sono davvero carinissimi. Io volevo ordinare delle caramelle, però purtroppo quelle che avevo scelto io non c'erano e non me le hanno spedite. Io vi parlo di Blippo, mentre nella Kawaii Box trovate sempre uno snack. E queste caramelle davvero sono, quelle lì, le puccio sono davvero buonissime. E niente ragazze, spero di avervi fatto conoscere un prodotto alternativo anziché la solita box di trucco che ormai fanno tutti. Questa qui è davvero carinissima e trovate davvero dei prodotti originali che non trovate insomma dappertutto. Cioè io questo polipetto qui non l'ho visto da nessuna parte, è qualcosa di dolcissimo davvero. E niente, io vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze! Ragazze della Kawaii Box, ho dimenticato di farvi vedere questa tovaglietta perché comunque merita. Infatti la userò per la postazione make-up e kawaii anche la tovaglietta, è dolcissima con la tazzina di caffè, caramelle, ciliegine, lecca lecca, troppo troppo bellina. E niente, adesso veramente tutto, vi mando un bacione e alla prossima, ciao!